Claudia, quindi terzo pareggio in tre partite per la formazione varese. Diciamo subito, Galasso, ci saranno gli accertamenti ecografici che stabiliranno l'entità del danno subito quest'oggi, riacutizzarsi comunque di un problema che aveva avuto in settimana ai flessori. Io direi di partire con le immagini della partita, che ci dimostrano come questo pareggio stia forse tutto sommato alla fine anche stretto al Bari. Dunque le immagini che però non vedo e che non posso vedere da questa e che non posso commentare, eccole. Dunque c'è questa conclusione di Baronio dopo che in precedenza Cavalli aveva avuto, anzi Bonome aveva avuto una buona opportunità. Rivas sulla destra mette questa palla in area, Cavalli la appoggia indietro, rivediamo. Anzi, insomma, c'è stato qualche problema evidentemente nel montaggio di queste immagini, perché siamo andati poi ad un'azione successiva, ve ne chiediamo scusa. Qui c'è il palo colpito da Colombo, palo pieno, siamo verso la fine del primo tempo e qui c'è poi l'altra conclusione di Rivas, fortunatamente respinta dal portiere. Insomma, si era ancora sullo 0-0, qui c'è l'infortunio a Galasso, vedete? È proprio un classico stiramento, auguriamoci che sia soltanto uno stiramento e peraltro di lieve entità. Ecco, vediamo il momento in cui Galasso accusa il problema e chiede immediatamente il cambio. Il Bari continua ad attaccare ancora dalla destra, Rivas devastante, e mette scompiglio e manda questa palla al centro dell'area di rigore. E qui siamo al traversone, al fallo di mani commesso ingenuamente da Bononi. Savio, che per la prima volta va sulla sinistra, rivedremo, mette questo pallone e vedete nettamente Bonomi stoppa la palla col destro. Il calcio di rigore è trasformato da Caraccio. Siamo alla fine del primo tempo, inizia la ripresa, il Bari ovviamente alla ricerca del gol del pareggio, qui c'è Cavalli che fa ammattire tutti e poi mette questa palla che Viviano para. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Volpato di testa, gira molto bene, ma la palla è davvero sfortunata, Volpato, perché la palla termina di poco oltre la traversa. Qui c'è questa uscita, questa mezza uscita a vuoto di Viviano e poi arriva questo traversone di Bonomi, la girata di Volpato e ancora la palla che termina sul fondo. Volpato è entrato nel secondo tempo a far coppia con Cavalli. Qui c'è il fallo nettissimo proprio di Savio, che aveva determinato il vantaggio del Brescia, su Bianco. Calcio di rigore ineccepibile, grande responsabilità per Cavalli, poi sentiremo nelle interviste che manderemo in onda verso la fine della pagina sportiva la sua trasformazione. Insomma, il pareggio è salvo, ma la partita non è finita qui. Perché? Perché adesso vediamo, c'è il Brescia che reagisce con questo calcio d'angolo, con questa conclusione avete visto di Berardi che termina di poco fuori, e non possiamo mostrarvi le immagini di un fallo clamoroso commesso su Camatà. Perché? Non perché i nostri operatori non siano stati bravi, tutt'altro, perché cari ascoltatori dovete sapere che da quest'anno la Lega Calcio, con un regolamento che è davvero difficile, al quale è davvero difficile affibbiare un aggettivo appropriato, ci impedisce di riprendere la partita. Quelle immagini ce le danno loro, quelle immagini che avete visto sono montate dalla Lega Calcio attraverso un produttore e quindi noi siamo costretti a mostrarvi quello che la Lega Calcio vuole. Allora, la scorsa settimana non abbiamo avuto il fallo su Salvatore Masiello consumato a Frosinone negli ultimi minuti, anzi verso gli ultimi minuti del primo tempo, e Salvatore Masiello fu anche ammonito e ci fu un errore dell'arbitro. Oggi non abbiamo questo clamoroso fallo su Camatà, ma indipendentemente da tutto, è mai logico, è mai giusto, è democratico che una televisione non possa riprendersi le immagini per conto suo e debba dipendere da quelle che gli dà la Lega, che sono delle immagini che vengono montate da un regista o da qualche tecnico che magari in qualche caso non è neanche preparato per fare questo? È un problema che adesso vedrete, si sta sviluppando un ampio dibattito su questo, per fortuna sono intervenute, è intervenuto anche la Federazione della Stampa, ci auguriamo che intervenga anche l'Ordine dei giornalisti. Non è possibile parlare con delle immagini di cui, che non abbiamo girato noi, e significa, è l'antitelevisione. Ve lo volevamo dire per rendervi partecipi di un problema grave che ci affligge dall'inizio di questa stagione. Il protagonista, il colpevole, è la Lega Nazionale Professionisti di Milano. Per le interviste, Claudio, ci sentiamo dopo. Sino alla fine della partita è comunque sempre una grossa responsabilità, però comunque me la sentivo di tirare. E già designato come rigorista? Ma no, rigorista lì comunque è una questione di sensazioni, me la sentivo di tirarlo e mi sono preso la responsabilità di calciare ed è andata bene. Hai scelto la soluzione intermedia, cioè un pallone piuttosto centrale? Sì, ho guardato fino all'ultimo il portiere, perché comunque appena ho visto che si muoveva gli ho tirata dall'altra parte.
Conte, anzitutto le condizioni di Galasso. Ma Galasso ha avuto questo risentimento un po' ai flessori, adesso dobbiamo verificare un po'. Lo stesso della settimana, quello che deve... Sì, questo aveva un po' questo fastidio, però anche ecografia e risonanza non ho riscontrato. Sicuramente, ripeto, questo campo, questo terreno sabbioso ci sta creando veramente dei grandi problemi, sia da un punto di vista tecnico-tattico, perché noi giochiamo a calcio, e sia perché per via di questi infortuni muscolari, perché tra la partita con la Testina e oggi tra noi le altre squadre sono stati 4 stiramenti, questo deve far riflettere un po'. Comunque i tempi di recupero più o meno si riescono a immaginare? No, bisogna valutare prima l'ecografia e capire l'entità, ecco. Conte, questa differenza col Brescia, che è una singola squadra, insomma poi alla fine non si è vista, il pareggio sarebbe stato sottoscritto da tutti al 40esimo, però forse al 90esimo, anzi al 40esimo del secondo tempo, al 90esimo c'è anche un po' di amaro in bocca. Sì, c'è amaro in bocca perché, ripeto, io non riuscivo a capacitarmi di perdere una partita del genere, dove secondo me in campo comunque si è vista una squadra, no? Il Bari dal primo fino al 95esimo. Il Brescia ha capitalizzato, tra virgolette, una nostra ingenuità su una punizione battuta in maniera un po' così, c'è stata questa ripartenza, c'è stato sto rigore, però poi non penso che il Brescia abbia fatto grandi cose.